Oh, e cai tutti, Zaccaria, Zaccaria, sono Gino 79. E sono anch'io, Stone. Ma perché mi tiri i pugni? Come al solito. Sempre così a inizio serie, lo sai. Sì, lo so. Come vedete, ragazzi, siamo su un mondo di Minecraft insieme a Stone. Yeah. Sì, col nome cambiato. Sì, col nome cambiato, anche se l'avete già visto nella Keywords. Non gli vedo la skin perché sono buggato, la mia connessione fa cagare, il cazzo non mi carica le skin, ma poco importa perché la skin di Stone ormai la conoscete. Siamo in questo mondo di Minecraft Vanilla offertoci gentilmente da Angelo Oscuro, troverete il suo canale in descrizione, dalla Game Hosting, troverete il link di Game Hosting in descrizione. Non è il server che lagga, ma sono io che laggo perché la mia connessione oggi non vuole proprio funzionare per bene. E questa serie sarà, come già detto, una vanilla in Minecraft 1.8.4 al momento, anche se c'è, cioè, in teoria fino all'1.86 sto server si può entrare. Poi quando uscirà la 1... io sono con la 1.6. Quando uscirà la 1.9 Stone si suicida. Bello. Ho detto 1.8.9, ho detto, no, che sto dicendo? Quando uscirà la 1.9 cercheremo di aggiornare il server se si potrà. Comunque siamo qua in questo mondo, già c'ho 3 cosciotti in meno, Stone sta spaccando erba, ma va bene. Io non ce l'avevo neanche uno, quindi ho detto, succediamoci. Forza, andiamo a prendere gli alberi. Sì, infatti, vedo già della legna lì. Intanto però uccidiamo le pecore, dai, ci facciamo i letti. Uccidiamo, no, aspetta, pure la facciamoci, carne. Io mi fo una spadellina e le uccido io, almeno se ne fa un. Con tipo 7 pugni l'ho uccisa una. E vabbè, allora... Vabbè, tanto ci stanno maiali. Siamo capitati in un bel bioma per iniziare. Le pianure sono sempre quel bioma. Ok, c'ho 3 pezzi di carne di pecora. Zucche! Ma che culo! Minchia, subito le zucche, ma che siamo? Cioè, figa. Figa, bordello, se non trovi se le zucche non sei nessuno. No, cioè, se non le trovi nessuno. Sì, vabbè, io non so parlare oggi. Tu non sai parlare mai. No, io so parlare pure in inglese. Peggio di Renzi. Che culo di merda, ho spaccato una foglia e mi ha dato la mela. Pecora, no, devi morire. Sono curioso di vedere se in questo pezzo di pianura ci sono. Sto laggando come la merda. Oh, ci sono delle frecce qua, ha morto uno scheletro. Non vedo villaggio, bella merda. Bella merda, bella merda, bella ah, merda. Sono ossa pure. Allora, mi devo... Io già... Ma vabbè, io sto già crepando. La crafting l'hai già fatta? No, sto cercando... Ok, vieni qui da me. Okay, fuori crafting e un piccone di legna solo per prendere ciò, quindi ci mettiamo un po' lontano, va, tanto siamo in una vanilla, non mi servono gli FPS per fare altre frecce, altre ossa, GG. Buono, che cazzo ci fai qua sotto? Per prendere pietre. Ah, ok, GG. Mi fa un piccone di legno pure a me? No, ne fa uno solo, poi... Ok, vai, scavo. Magari non sotto i miei piedi. Io, sai che faccio? Faccio già il letto per me. Tanchete. Ti do la legna o ce l'hai? Ce l'ho. Ho spaccato un albero. Comunque, ragazzi, sto usando la texture di default per il semplice fatto che la mia texture è più per il PvP, quella mia privata, quella con l'inventario trasparente che avete visto negli ultimi episodi che ho fatto. Tieni il piccone, i survival games, il resto della linea pigliatela da te. E volevo usare la Faithful, però la skin la vedo buggata degli Steve, quindi dovrei modificare il file di Steve della texture della Faithful e mettere il mio e mettere il suo. Bene, faccio la fornace. Vai, fai una fornace, metti della legna, metto dei blocchettini qua, ce l'hai la legna grezza, così facciamo una carbonella. Già messa. Perfetto. Un'ascia per uno. Però aspetta, no, mi serve altre. Fa un'ascia qua a prendere della legna. Io sto spaccando il granito. No, l'andesite. Ok, questi materiali li abbiamo usati pochissime volte. Se vi ricordate, ragazzi, chi ci segue da tanto tempo, da prima dei 200 iscritti, mi pare, saprà che avevamo fatto una serie sulle snapshot di Minecraft 1.8, intitolata Genius e Stone 1.8, e doveva essere la serie principale del canale, che sarebbe durata in eterno. Ma questa, e non abbiamo detto, non mi sbaglio. Appunto, non abbiamo ancora detto il nome, però fammi finire questo discorso. La Stone... Sì, vabbè, ciao, buonanotte. La Genius e Stone 1.8... è finita da un bel pezzo, tipo all'ottavo episodio, con dei ranch di polli, per il semplice fatto che usavamo dei mondi alla LAN e laggavano in non poco, e le schiene erano bancate, tutto il resto appresso, il mondo non so che fine aveva fatto, eccetera eccetera. Adesso però abbiamo il server, facciamo questa serie bella bella e nella 1.8.5, poi come abbiamo già detto l'aggiorneremo alla 1.9 e si chiamerà, dillo tu, Stone. Stoniuscraft. Il nome deriva dalla fusione dei nostri due nomi, perché non sapevamo... Non che sia granché, però... Ho scovato un bel po' di cobblestone. E ragazzi, chi ci segue dalla... cosa? Dalla Genius Stone della 1.8
saprà che noi stavamo costruendo un castello. Castello medievale, stile medievale. Stile medievale che però faceva abbastanza schifo al cazzo. Non abbiamo più finito. Avevamo una casetta abbastanza carina. La casetta mi piaceva, anche se era mini. Comunque, faccio una scaletta e salgo su. Sto arrivando. Piano piano, però sto arrivando. Da che lato arrivi? Ok, ti vedo. Vengo in corso. Ho raccolto la legna, sì, la legna, la lana per il mio letto e un po' di legna generale. Dovremmo dormire, eh? Sì, infatti torniamo giù alla base. Sì, però aspetta. Che hai smontato? Non ho smontato, cioè in teoria sì, ho levato le cose perché dovevamo andarcene, però vabbè. Vabbè, siamo qui siamo qua per il momento. Perché non mi piazza il letto? Okay, la crafting freeze, se no il mio letto come lo faccio? Ah, aspetta, e anche la fornace che metto a cuocere dell'altro cibo. Ok. Non lasciare. Qua in chat vedete che abbiamo spammato. Ci sono anch'io stone e stone roba a caso. Comunque abbiamo già fatto un sacco di achievement. Wow. E a proposito di achievement, ragazzi, dateci degli altri obiettivi a parte quelli di Minecraft normale, con hashtag obiettivo, dici cosa fare. E questa serie la vedrete tutto giugno. E io non ci sarò. Gli episodi che vedrete più avanti fino a luglio sono tutti, lo so, hai rotto il tuo letto, sei scemo. Sono tutti pre-registrati, perché come avete sentito dal vlog che ho caricato il 15, io non ci sono per tutto il giugno e anche per una settimana di luglio, penso, non so che quando torno. Comunque, che cosa fai con questi ossi in mano? Possiamo spaccare la nostra roba. Che cazzo hai fatto? Ho fatto un tunnel, sì, stavo scavando andesite così a caso, magari continuo a scavare. Vabbè, io faccio un po' di torce. No, è un po' di torce, ragazzi. Io spiamo tutto sto coso, ci vediamo dopo. Vai. Ok, ragazzi, abbiamo scavato un bel po' di cobblestone. Ho 3 stack di cobblestone e 61 di andesite. Te quanto hai? Io ho una stack e 48 di cobblestone e un po' di andesite, non so quanta. Perfetto. Scheletro. Oh, buono, buono. Droppami l'arco, bastardo, droppami l'arco. Ma dove stai? Già ucciso. Sono di qua. Ok. Comunque, ragazzi, adesso ce ne andiamo alla ricerca di un posto dove fare casa. Cavalli! E concludiamo l'episodio. Cavalli. Buono, i cavalli! Però non abbiamo la sella. Magari se fa... No, però se ce ne andiamo, tanto se ne despawnano, No. Sì. Continuano a rimanere. A meno che non andiamo chilometri e chilometri lontano, dovrebbero rimanere. Boh, comunque, là ci sta una bella montagna. Se la facciamo lì la casa. Dipende quanto è irregolare con la montagna. Boh, a me sembra abbastanza regolare la parte superiore. Andiamo un po' a controllare da vicino. Qua c'è pure un laghetto. Aspetta, io controllo un po' dalla pianura. Da 32, va. Ci stanno pure i maiali qua sopra. Anche una di merda. Anche un laghetto di lava. Oh, buono, buono. Questa montagna non è tanto male, però non mi piace per costruire. C'è un mini incavo. Sì, lo so, è brutta per costruire, devi spianare molto. Qua ci stanno dei maiali, però magari. C'è pure un albero enorme, oddio. Un albero di quercia enorme. Pieno di maiali qua sopra, di carbone. Peccato che ho rotto il piccone. Le extreme hills sono sempre piene di carbone. Io sto con un abbandono nel parking. Vabbè. Io uccido i maiali, magari. I'm on top of the world. Uccido. Oh, maiale, che cazzo fai? Ehi, hey, ciao. Maiale, vieni qua. Oddio, quanto lag. Non stai uccidendo nessuno. Ah, ok. Sì, ma dove sei? Wow, bitch. Di qua, dietro di te. L'albero sulla montagna. Ah, lassù. A parte che non ti vedo la skin d'albero. Cazzo fai là sopra? Ti vuoi buttare? No. Una scogliera? Mi piace sta scogliera, però per costruire meglio di no. Qui c'è del carbone, raccogli. Sì, sì, raccogli carbone. Tanto all'inizio ce ne serve un bel po'. C'è il mare qui. Ci sta pure la scogliera lì di fronte. Si potrebbe fare qualcosa di carino qua sopra. In questo sì, posto. Sì, anche perché è tutta pianura. Sì, in effetti, c'è pure un laghettino qua. Per pescare, diretto. Se la casa la facciamo nel deserto? Nel deserto, sai anche perché. Se non piove. Canyon! Ok, io devo. Vedo mangiare. Ferro, no, non c'è. Cazzo, un canyon senza ferro. Oh, buono, buono, ci andremo in questo canyon, ci andremo. Non c'è ferro, buono, buono. Sì che c'è il ferro, l'ho visto. Non l'ho visto io allora. Di fronte. Quattro pezzi in superficie. Non me lo ricordavo così. Il deserto vanilla. In che senso? Così, no, così uniforme. E boh, e dipende da come spawnano. Facciamola a mezzo fra il deserto e la pianura. Ma allora facciamola qua, in sta zona. Che cazzo, qui è tutto piano. Oh sì, no. Sugar canes. Sì, vabbè, fottite le sugar cane. Ah. Aspetta, oh, villaggio, il villaggio è di qua, oh. Wow. Quanto è grosso? Normale, piccolino. Sembra stiamo parlando di un pesce.
Se la facciamo qua, 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 facciamola qua la casa, di fronte al villaggio. Va buono, quindi così almeno io ci portiamo il villaggio. No, il villaggio, no, il villaggio lo esploriamo nel prossimo episodio. Fermati qua, dove cazzo te ne vai? Mettiamo i letti, che qua ci facciamo casa. Cioè io direi di metterlo... Oh! Mettiti il letto. Direi di metterlo verso il tramonto. No, ok, dall'altro lato. Con la faccia rivolta verso il tramonto. Ok. Buono. Ok ragazzi, quindi con questo tramonto e la nostra bella dormita, direi che per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, senza quello scritto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.